Ciao a tutti, in questo video vedremo la funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale e ci permette di convertire il video in diverse lingue mantenendo il tono della persona e anche il lip sync. La funzione che permette di tradurre un video da una lingua ad un'altra è sicuramente molto utile e sarà sempre più utilizzata. Era già presente in Filmora la funzione che permette di convertire l'audio da una lingua ad un'altra, mantenendo anche il tono della voce della persona che sta parlando effettivamente in video. Ma negli ultimi aggiornamenti è stata aggiunta anche la possibilità di avere il labiale sincronizzato proprio con la nuova lingua. Quindi a tutti gli effetti il video può sembrare effettivamente girato direttamente in quella specifica lingua. Andiamo a vedere come funziona. Ovviamente ci serve un video che abbia l'audio e la persona presente all'interno della clip, e nel mio caso utilizzerò questa breve clip di 13 secondi che andiamo ad ascoltare. Questi sono solo alcuni degli strumenti che potete utilizzare, ma ce ne sono molti altri. Nei prossimi video vi mostreremo esempi pratici su come usarli al meglio. Quindi restate con noi e iscrivetevi al canale per non perdere nulla. Ciao! Perfetto! Per attivare la funzione ci basta cliccare sulla nostra clip e cercare l'opzione di traduzione IA. Cliccando si aprirà la finestra dedicata e dovremo andare a selezionare la traduzione sia di voce che di sottotitoli che vengono generati automaticamente e ovviamente la lingua. Noi partiamo chiaramente dall'italiano e possiamo selezionare in questo momento fra queste lingue che vedete qui elencate. Le principali, le più usate, ci sono, quindi inglese, tedesco, spagnolo, francese, ovviamente italiano, ma anche portoghese, giapponese, russo, eccetera. Quindi ce ne sono già diverse, poi verranno sicuramente aggiunte man mano nel tempo. Proviamo subito con l'inglese per fare questa prima prova. Ricordiamoci di selezionare la sincronizzazione del labiale, che attualmente è ancora in beta, ma è già possibile utilizzarla. Quindi potremmo, essendo ancora in sviluppo, non avere un risultato perfetto, ma avendolo già provato posso dire che dipende molto dalle clip. Spesso e volentieri, se comunque il video è ben inquadrato e non ci sono problemi particolari, funziona già piuttosto bene. Il match automatico è già selezionato di default ed è quello che va a risincronizzare il nuovo audio con il video modificato. Ricordiamoci sempre che i tool che utilizzano l'intelligenza artificiale si basano su un sistema di crediti e quindi di controllare il numero di crediti che abbiamo a disposizione e se è sufficiente per l'elaborazione. Ovviamente il numero di crediti cambierà in base anche alla lunghezza del nostro video. Clicchiamo su traduci, quindi si aprirà la finestra di elaborazione dove avverrà prima il caricamento del nostro video e successivamente proprio la conversione, l'elaborazione dell'audio e la generazione del lip sync. Naturalmente in questi casi la durata della traduzione, quindi della conversione, può dipendere da molti fattori. Ci possono volere pochi minuti se il video è breve e non ha problemi particolari, oppure ci può anche volere molto più tempo se il video è molto più complicato e molto più lungo. Qui abbiamo una stima del tempo di elaborazione e quindi non ci resta che attendere. Ed ecco che ha finito l'elaborazione. In realtà ci ha messo molto meno del tempo stimato. Il tempo stimato è 12 minuti, ma in realtà ci avrà messo 2-3 minuti in tutto. Quello che succede è che ci viene aggiunta una nuova traccia con chiaramente i sottotitoli già tradotti nella lingua selezionata, ma soprattutto ci viene duplicato, per così dire, il nostro video, quindi l'originale rimane semplicemente disattivato. Abbiamo nella traccia superiore il video tradotto. Andiamo a controllare come è venuto. These are just some of the tools you can use, but there are many more. In the next videos we will show you practical examples on how to best use them, so stay with us and subscribe to the channel so you don't miss anything. Perfetto, la traduzione è avvenuta in maniera molto precisa, la conversione della voce può essere più o meno fedele, questo dipende molto dal campione che noi gli diamo, quindi dal pezzo di video che effettivamente gli diamo, e soprattutto il lip sync, pur essendo in versione beta, funziona molto bene. Quindi sicuramente rispetto ad avere una voce, diciamo, molto finta, molto robotica e soprattutto che viene semplicemente messa sopra al nostro video, mentre la bocca chiaramente continua a pronunciare le parole nella lingua originale, questa è una soluzione che, anche se non è ancora perfetta perché deve migliorare, è di gran lunga di qualità superiore rispetto appunto ai metodi tradizionali, quindi sicuramente può essere utile in
moltissimi casi possiamo di fatto avere lo stesso video convertito in diverse lingue, comunque mantenendo una qualità molto elevata. A questo punto facciamo giusto una prova almeno in un'altra lingua per avere un paragone, quindi possiamo semplicemente disattivare le tracce che sono state create, o ancora meglio potremmo duplicare la traccia originale, riattivare, visto che adesso risulta disattivata, riattivare l'audio della clip, quindi togliamo il silenzio che è stato automaticamente aggiunto e selezionando appunto questa clip, magari in questo caso per accelerare un po' i tempi potremmo accorciare leggermente il video, fare solo la prima parte. Clicchiamo di nuovo sul nostro traduttore, ricordiamoci di riattivare la sincronizzazione che è un'opzione aggiuntiva, e proviamo a questo punto con il francese. Vedete che accorciando il video i tempi chiaramente sono di conseguenza più rapidi. Saltiamo ovviamente questa parte di elaborazione e vediamo direttamente il risultato finale. Ecco che l'elaborazione è avvenuta, anche in questo caso ovviamente è durato pochi minuti. Andiamo subito a vedere il risultato finale. Ce ne sont que quelques-uns des outils que vous pouvez utiliser, mais il y en a beaucoup plus. Les vidéos suivantes vous montreront des exemples pratiques de la meilleure façon de les utiliser. E direi che anche sul francese funziona molto bene sia la traduzione sia proprio la conversione del video, quindi con la voce e anche il movimento delle labbra. Sicuramente la versione inglese è più precisa ed è normale che sia così, nel senso che in generale le lingue che sono più utilizzate ovviamente hanno poi un risultato più preciso, questo un po' in tutti gli strumenti, anche già a partire da semplicemente i traduttori. Quindi per quello ho selezionato il francese, in quanto una lingua ovviamente molto utilizzata, ma non quanto sicuramente l'inglese. E quindi questo era lo strumento di traduzione del video in diverse lingue. E fatemi sapere se lo avete testato e che risultati avete ottenuto. Uno strumento utilissimo e che vedremo sempre più utilizzato all'interno non solo dei programmi di montaggio ma anche di piattaforme come ad esempio YouTube, e sicuramente migliorerà e verranno aggiunti tool aggiuntivi in futuro. Ad esempio una cosa che attualmente manca e che sicuramente nel tempo verrà aggiunta è la possibilità di magari avere una preview e modificare il testo qualora ci fossero delle imprecisioni, mentre in questo momento abbiamo una traduzione diciamo totale del video e possiamo ovviamente modificare i sottotitoli, ma non quanto viene detto. Però siamo proprio all'inizio di questi nuovi strumenti, quindi sicuramente sarà interessante vedere la loro evoluzione. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se il video vi è stato utile. Noi ci vediamo ai prossimi tutorial.